Ciao e bentrovati a tutti. Oggi preparo dei dolcetti che si chiamano Pio Nono di Santa Fe. Sono dei dolcetti spagnoli. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare la crema, perché prepariamo prima la crema così poi a modo di raffreddare. Ho bisogno di 6 uova intere. Queste uova intere vanno pesate perché dopo avrò bisogno dello stesso peso in zucchero. Quindi qua siamo a 320 g di uova e qua abbiamo 320 g di zucchero. Dopodiché avrò bisogno di acqua, 180 ml, 40 g di maizena e un pizzico di vaniglia in polvere. Dentro una pentola che poi andrà sul fuoco verso le 6 uova intere, do una mescolata con la frutta e vado ad aggiungere anche lo zucchero. Lavoro per un pochino il tutto, dopodiché aggiungo la vanillina, la vaniglia e 180 ml di acqua e mescolo ancora un po'. Aggiungo la maizena, l'amido di mais, e mescoliamo. Una volta che questo composto è bello liscio senza grumi, andiamo sul fuoco, fiamma moderata, e mescoliamo sempre fino a quando si sarà addensata. Sul fuoco mescolo fino a che inizia ad addensarsi. La crema si è addensata e ho spento subito il fornello. Ora la trasferisco in un piatto dove poi andrò a coprirla con la pellicola a contatto affinché non si formi la classica crosticina sopra, che poi è fastidiosa. Una volta trasferita la crema dentro un piatto o una ciotola, la copro bene con la pellicola. Guardate com'è bella gialla questa crema e il colore delle uova, e visto che questa crema si fa con l'acqua e non con il latte, il colore è ancora più vivace. Tagliamo e lasciamo raffreddare, così nel frattempo prepariamo la pasta biscotto. Preparo la pasta biscotto con 4 tuorli d'uovo, 4 albumi, 120 g di zucchero, 120 g di farina per dolci e un pizzico di sale. In planetaria o con le fruste elettriche faccio montare bene i tuorli insieme allo zucchero. Deve essere montato benissimo. Dopo aver montato i tuorli con lo zucchero, li ho trasferiti dentro una ciotola. Adesso verso nella ciotola della planetaria gli albumi insieme a un pizzico di sale. Porto in planetaria e faccio montare a neve fermissima. Dopo aver montato gli albumi a neve fermissima, metto un attimo da parte e vado a incorporare la farina nei tuorli che avevo preparato prima con lo zucchero. Vado a setacciare la farina e mescoliamo bene. Dopo aver amalgamato bene anche gli albumi, ho preparato una teglia, quella del forno, dove ho messo un po' di burro negli angoli per fissare benissimo la carta forno, dove vado a versare il composto appena preparato. Adesso andiamo a stendere il composto.
A questo punto possiamo andare in forno preriscaldato, ventilato 200 gradi per circa 5-6 minuti. Mentre la nostra pasta biscotto cuoce in forno, preparo uno sciroppo con 150 g di zucchero, 150 ml di acqua e 2-3 cucchiai di rum. Verso l'acqua nello zucchero e andiamo sul fuoco. Facciamo bollire qualche minuto lo sciroppo prima di spegnerlo e aggiungere il rum. Possiamo spegnere il fornello. A questo punto aggiungo il rum. Lasciamo raffreddare questo sciroppo. Una volta tolto dal forno, ancora caldo, vado a mettere un altro foglio di carta forno sopra, giro e vado a staccare la parte sotto della nostra pasta biscotto. Allora taglio a metà la pasta biscotto e vado a tagliare tutti i bordi. Arrotolo un attimo la pasta biscotto. E la lasciamo così fino a quando sarà fredda. Una volta che la pasta biscotto è fredda, la apro, la vado a srotolare pian pianino, facendo attenzione a non romperla, io l'ho rotta, perché è giusto per avere un po' la forma che poi andrà arrotolata di nuovo. Con lo sciroppo che ho preparato prima, vado a bagnare tutta la pasta biscotto. Ora, la ricetta originale dice di spolverare con un po' di cannella, io preferisco non metterla, quindi vado a versare qualche cucchiaiata di crema che ho preparato prima e vado a spalmarla sulla pasta biscotto. Facciamo uno strato abbastanza sottile. Andiamo ad arrotolare la pasta biscotto. Qua il pezzetto che ho rotto, fortunatamente andremo a nasconderlo. Lo chiudo un attimo con la carta forno. Ho preparato dei cestini di carta dove andrò a mettere i dolcetti una volta tagliati, tutti più o meno alla stessa grandezza. Adesso decoro con la crema pasticcera rimasta, ho preso un beccuccio tondo, liscio e vado a mettere dei ciuffi di crema. Finisco spolverando con un po' di zucchero. Adesso con questo attrezzino, che si trova facilmente anche nei supermercati, vado a caramellare lo zucchero. Pio IX di Santa Fe sono pronti. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Sotto in descrizione, come sempre, troverete tutti gli ingredienti e le dosi per preparare a casa questo dolcetto spagnolo. Buonissimo!